Buonasera a tutti, buonasera e ben ritrovati, ciao Antonia. Allora, siamo ancora pochini questa sera, però ovviamente noi restiamo... Siamo in anticipo? Ci siamo anticipate addirittura. Io sono sempre ci siamo preparate poco per anticiparci. Facciamo un applauso grazie a questa manifestazione. Per qui. Così cominciamo. Buonasera, benvenuti alla seconda serata del Contursi Festival. Ebbene sì, cara Antonia. Ieri allora abbiamo premiato i giovani interpreti. E questa sera abbiamo altri 16 concorrenti, ma sono dei cantautori. Questa è una categoria che piace tanto alla giuria anche, insomma, perché questa è la musica, i ragazzi comunque sono autori, scrivono testi, suonano, cantano, insomma. Sì, ci saranno infatti tanti gruppi, ci dovremo organizzare con gli strumenti. Ma noi siamo già organizzate, già organizzate. Allora, intanto che noi ovviamente chiameremo il patron, scusami ma mi piace sempre usare questo, il direttore artistico del Contursi Festival, sicuramente tra un minuto arriverà e ovviamente ringrazierà tutti come ieri sera. Però questa sera io in maniera particolare volevo ricordare il logo proprio della manifestazione del Contursi Festival, perché è un logo che insomma rappresentativo di questo luogo, perché in questo luogo devi sapere, Antonia, che c'è un po' tutto. Allora, innanzitutto quello che voleva il presidente Antonio Briscione, che poi chiameremo, è proprio quello di esemplificare in questo logo quella che è proprio la spensieratezza, la giovinezza e anche la fertilità, perché la fertilità, sai, comunque dà frutti e i frutti sono i giovani. E quindi noi lo guardiamo il logo, facciamo un applauso a questo logo del Contursi Festival. Il dove logo c'è del tutto. Contursi Festival. C'è l'acqua. È una donna. È una donna, una donna, il ventre e la fertilità. Vedo l'acqua delle terme, l'acqua dei bellissimo centri termali meravigliosi, ovviamente... in cui anche io oggi mi sono persa. Non ti sei persa. Mi sono in incognita, giravo in... In incognita non tanto, diciamo. Beh, però comunque mi ero infangata... E poi ovviamente stupendo sito termale, complimenti a Contursi Terme. Il sito termale pieno di verde, sono le due foglie, quelle che rappresentano proprio la natura di Contursi. Quelle e poi lì. Antonia, guarda, non si capisce bene ora da questa, però c'è anche un filo e un microfono. Perché il microfono ci ricongiunge a quella che è la strada proprio per Contursi. Ora, detto questo, noi dobbiamo innanzitutto salutare la giuria con un applauso, però ci penserà il presidente. Però ricordiamo prima della giuria chi è arrivato qui a Contursi, il maestro Pitteri. Ricordiamo che questa è la 20ª edizione, quindi come abbiamo detto ieri, un traguardo importante per questo festival, un'organizzazione che in 20 anni ha continuato a credere nel talento dei giovani e quindi ha dimostrato grande sensibilità per la musica e oltre valorizza questo bellissimo territorio che, ripeto, è meraviglioso. Io sono per la prima volta qui a Contursi e faccio i complimenti a tutti voi. Ma in giuria, oltre ai giurati che questa sera presenteremo e al presidente che voglio subito salutare, il nostro critico giornalista Mario Luzzato Fegis, buonasera. Buonasera e ovviamente a tutti i componenti della giuria che saluto e ringrazio e dopo, ciao, dopo parleremo un po' anche con voi. Non dimentichiamo il maestro Luciano Fineschi, ti farei un applauso fortissimo. Il grande e sensibile maestro Luciano Fineschi, al quale dedichiamo comunque sempre il Contursi Festival, il maestro Luca Pitteri, Massimo Varini, che è noto musicista e arrangiatore, Grazia Di Michele, Marcello Balestra, e tanti altri, ovviamente abbiamo ricordato... Ma chi lo sa fare benissimo è proprio lui, il direttore artistico del Contursi Festival. Lo chiamiamo insieme, certo. Presidente Antonio Briscione. Un applauso a lui. Buonasera. Con ovviamente un incartamento. Maestro, si fa attendere. Perché? Serenella, buonasera, salutiamo anche ciao, Serena che lei ciao, rappresenta Serena. La Prologo Serena. Qui a Contursi, pronta, anche se oggi Presidente Serena ha avuto un piccolo incidente, nel senso che è cascata, quindi questa sera diamole una mano con bene. Queste rose.
Per la verità è lei che dà una mano a noi. Quindi buonasera a tutti. Siamo alla seconda ed ultima serata di questo ventennale del Condusi Festival e con molta soddisfazione devo dire, perché gli artisti sono bravi, la giuria non ne parliamo proprio, nel senso buono del termine. Ecco, stasera l'abbiamo preso alla regia, volevo soltanto che tributaste un omaggio a questa splendida ragazza che ci accompagna, si chiama Serena e spero che per tutti voi sia una serata serena. Bene, grazie. Buonasera e buon proseguimento. Presidente. Sì, cambiamo un po' la scaletta per il primo ospite, intanto sì. Perché è importante questo, anche perché lo sai Antonia, quest'ospite insomma mi fa piacere veramente presentarla, anche perché è stata qui al Contursi Festival, è proprio qui insomma che noi l'abbiamo conosciuta come autrice straordinaria, lei è una ragazza veramente umile, scrive, canta e poi la chitarra è la sua estensione, ora non so se questa sera ci regalerà questo momento proprio insomma con questo strumento che insomma a me è straordinario. Presidente, addirittura. E allora proprio il presidente mi vuole presentare. Prima di iniziare la gara, quindi un ospite. Sì. Sì. Allora, l'ospite di questa sera si chiama Simona Said, viene dalla Sardegna. Viene dalla Sardegna. Allora, Simona mi ha scritto. Era il 2 agosto del 2007, credo. Era la prima volta nella mia vita in cui c'era, tra quello dei vincitori, il mio nome. In quel palco, quando lo sentii per la prima volta, volarono lacrime e fu come se mi lavassi dalle spalle gli anni passati a far sentire la mia musica prepotentemente di protesta. Fu la prima volta che tutto era più leggero, le giornate passate in conservatorio, le giornate a superare un passaggio o a non calare. Prima che la mia voce si distruggesse tra raucedini e suoni monchi e mi dicessero stop, non puoi più cantare. Non a caso ricomincio da questo palco, non a caso voglio ripartire da qui. Fu la prima volta che vinsi e ora da ospite, nella serata dei cantautori, sarà il mio più bel regalo di compleanno, anzi lo è sicuramente, in anticipo, ma chi se ne frega. Grazie ad Antonio Briscione, questo è il giro di boa, grazie musica, signori, Simona De Ida. Una presentazione grazie. In tre, Simona tesoro, intanto saluta il presidente. Saluta il presidente, io ti ritrovo con piacere qui su questo palco. Ovviamente tu dopo tra un brano e un altro ti prenderai tutto il tempo che vuoi perché c'è quella cosa insomma bella che ci devi raccontare. Però io sì. A questo punto, da dietro le quinte, insieme ad Antonia, ti vogliamo ascoltare. Perché sono due brani scritti da te. Ovviamente. E Gocce di rugiada e Il mio amico solo. Poi ci racconterai qualcosa di più. Ti lasciamo, grazie per introdurre la gara questa sera dei cantautori. Simona De Ida. Buonasera. Gocce di vita, gocce di rugiada, dormono i bambini sopra la contrada, la mamma non c'è, dove è andata, quel vile soldato se l'è mangiata. Dormono i bambini e il silenzio della notte viene interrotto dagli spari e da una voce, correte tutti, correte al riparo, il cannone cattivo vi vuol divorare. Ora i bambini volano nel cielo e resta acre l'odore degli spari, la terra piange, lacrime di sangue nuda resta. Davanti agli occhi miei,
E mentre là intorno i grandi hanno paura e i piccoli cantano loro una ninna nanna, mentre là fuori sulle macerie scure i bimbi sognano dolce caramelle, dolce caramelle. E nel silenzio di questa notte scura si ode solo il canto sordo del cannone, piangono i bambini e tutto intorno è muto, le note degli spari regnano nel cielo, gocce di vita, gocce di rugiada, tutto intorno tace, non c'è più nessuno, neanche il soldato con la divisa scura sventola sola. E mentre là intorno i grandi hanno paura e i piccoli cantano loro una ninna nanna, mentre là fuori sulle macerie scure i bimbi sognano dolce caramelle, dolce caramelle. Bisogna farlo, il secondo brano è il mio amico solo. È il tuo amico solo che tu hai scritto, è dedicato ad Aldo Scardella che è morto innocente in carcere, quindi in ogni parte d'Italia dove sono stata l'ho sempre dedicato a lui, perché è un uomo che è morto innocente da solo in una cella di isolamento e in questo momento sta guardando sicuramente in streaming Cristiano Scardella, che è suo fratello, sua madre, la sorella. Quindi io voglio dare un po' di rispetto a quest'uomo che è morto solo. E salutiamo anche grazie la famiglia. E salutiamo la famiglia Scardella, ci mancherebbe. Simona De Idda. Grazie a tutti. Dove vai? Fermati. Resta ancora con noi. Presidente, allora stasera è proprio una co-conduzione. Ci sono io, c'è Antonio e c'è anche il presidente. Rosa. Grazie Antonio. E poi, Antonio. Non è finita qui, non è finita qui. Serena. Lei intanto che trema. Io non ce la faccio più. Il prossimo anno scrivi un'altra lunga lettera, mi raccomando. Allora, Simone, anche la targa. Per la tua ovviamente partecipazione come ospite qui al Contursi Festival, poi in passato come vincitrice, insomma, guarda. Allora, ora vai. Contursi porta sempre fortuna. è vero questa cosa. Grazie mille, grazie. Grazie, un altro applauso a Simona De Idda, grande autrice e scrittrice. Bene, allora a questo punto entriamo nel vivo della gara, perché insomma i tempi stringono, poi la giuria più tardi insomma dovrà assegnare dei premi importanti questa sera, poi ci sono tanti ospiti. Bene, la ragazza che sto per presentarvi ovviamente è una cantautrice, perché questa sera è una serata particolare, quindi ci sono autori, ci sono dei cantanti che, come dicevo ad inizio serata, loro scrivono, ed è proprio questa artista che da poco tempo insomma nella scrittura ha trovato proprio la sua passione, e lei canta da giovanissima, ovviamente tutti i ragazzi questa sera, la maggior parte dei ragazzi porteranno uno strumento dal vivo, quindi veramente sarà una serata speciale. Nella scrittura ovviamente lei ha trovato il suo punto forte, però noi la ascolteremo anche cantare, quindi la facciamo entrare con un applauso fortissimo. Lei si chiama Rossana De Pace, vieni cara, direttamente da Mottola, Taranto. Bella, bionda, con la chitarra, tutti lustrini. E allora tesoro, tu da pochissimo insomma ami scrivere, sì, quindi una delle tue ultime proprio creazioni è L'umore di marzo. Ma L'umore di marzo, intanto che prepariamo tutto e tu resti un pochettino qui con me, L'umore di marzo, quello che leggevo dalla tua scheda, è proprio, ti ha colpito questa variabilità del tempo, sì, proprio in marzo. Sì, spiegamela, sì, questa cosa. Sì, infatti ho, cioè, noi dalle parti nostre si dice che marzo è pazzo. Pazzerello, porta il sole con l'ombrello, sì. Infatti proprio per questo, la variabilità del mese di marzo l'ho paragonata un po' ai cambiamenti di umore. Oh, ecco. Sì, sì, sì. E quindi tu hai scritto questa cosa, quindi stasera noi ascoltiamo non L'umore di marzo, ma Umore di marzo. Perché l'ho scritto è L'umore di marzo, e poi intanto proviamo tutto, tu resta, quando sei pronta me lo dici, noi ti ascoltiamo, poi sei giovanissima, dall'età sì, di 8 anni insomma che canti. Sì, 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 ho 17 anni. Ora vediamo se è tutto pronto, io sto zitta altrimenti... L'abbiamo? Lei mi fa cenno con il capo, ok? Rossana De Pace! Grazie. Thank you.
una rosa, un omaggio a tutte le artiste. Grazie. Grazie. Com'è andata? Sì, abbastanza bene, mi sono divertita questo. Bene, bene. Assolutamente. Ah. Grazie, allora ci vediamo dopo. Perfetto. Continuiamo la gara con il prossimo, dove mi metto? Qui. Con il prossimo artista che viene da Avezzano, L'Aquila. E ha studiato chitarra classica, è autore di testi, quindi compositore, arrangiatore e interprete. È stato anche protagonista di eventi musicali in Spagna, Polonia, Germania, Israele e Canada. Scrive per altri artisti, è Francesco Sportelli. Buonasera, ciao, prego, vieni. Allora Francesco, come va? Emozionato? Beh, il giusto per poter cantare per bene, sì. Tu hai scritto questo brano Come una moneta. E posso chiederti quale... cosa ti ha ispirato? Come nasce in un autore così l'idea di scrivere una canzone? Da cosa sei partito? In particolare questa canzone, che è contenuta in un disco che parla di dettagli messi in musica. Mi piace osservare le cose, le piccole cose, e capire che in esse c'è una metafora applicabile alla vita mia per prima e poi di chi vorrà condividerla. Quindi Come una moneta racconta non solo la storia di una moneta, che ha il suo valore, non solo il suo prezzo, e quindi racconta anche il valore che ognuno può dare alla propria vita. Ok, bene, interessante. Ti ascoltiamo, in bocca al lupo, con Come una moneta, Francesco Sportelli. Come una moneta caduta di taglio che rotola in equilibrio sotto il divano, sfuggendo alla mano che la insegue, gira tra le gambe delle sedie, dimenticata, non cercata, trovata, e nessuno saprà fino ad allora se avrà riposato di testa, di croce o di taglio ancora. Restilli, restilli in silenzio. Ra 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 ra. Restilli, restilli nel tuo tempo. Ra 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 ra. Ra 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 ra. Ra 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 ra. Restilli, restilli fino a quando. Come una moneta lasciata cadere su un tappeto, vibra appena, suona sordo il metallo sopra la trama. Non attira neanche l'attenzione, non si può vincere da soli il rumore. Chi si accorgerà del tuo valore, ti raccoglierà con un gesto gentile la tua vita sottile. Ra 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 ra. Restilli, restilli in silenzio. Ra 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 ra. Restilli, restilli nel tuo tempo. Ra 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 ra. Ra 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 ra. Ra 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 ra. Restilli, restilli fino a quando. Complimenti, complimenti. Insomma, con i cantautori insomma, si entra o non si entra, perché c'è sempre insomma, il colpo di scena. Facciamo un applauso a questi ragazzi, lo vogliamo sentire l'applauso. Bene, allora io ho giusto due parole da dire su questo artista che sta per entrare. Allora lui insomma ha partecipato a tanti concorsi canori, poi a un certo punto ha deciso di studiare canto e poi a un certo punto decide di studiare
Ovviamente canto, sì, però da autodidatta, quindi io lo chiamerei con un fortissimo applauso. Lui si chiama Domenico Vuolo e ci deve spiegare, però, Domenico, dopo lo stacchetto, perché poi tu a un certo punto dici: io studio e poi basta, me la vedo io. No, nel senso, anche perché tu hai una personalità molto particolare, tu sei un eccentrico. Non ho deciso di smettere di studiare per fare l'autodidatta presuntuoso. Ho deciso di smettere perché sono partito e sono andato in Spagna. Ah, e quindi ho lavorato in Spagna, mi sono divertito. No, perché mi ha incuriosito questa cosa. E sì, poi tu sei eccentrico, molto eccentrico. Ah, sei molto, molto eccentrico. Sì. Allora, questa sera tu ci canterai un brano che forse ti rappresenta. Sì. Quindi noi l'ascoltiamo. In bocca al lupo, Domenico Vuolo. Buonasera. Accinge poi, così vicina che convince, dai, che fai? E la sua faccia dritta in faccia e piano la pelliccia va, mi guarda in gorda, sta diretta e poi ha tutta l'aria di chi aspetta me. E dai, lei provoca, io ho provocato, ma dove mi son cacciato io? Imprudentemente nel suo mare approdo, ad ogni mia incertezza faccio il nodo, cado e cedo. Una volta sola e il pensiero vola, dunque resto in gioco, tengo il tango. Niente rosa, niente rosa per grazie. Lui. Grazie. Complimenti, com'è andata? Benissimo. Ok, ci vediamo dopo, grazie. Andiamo avanti con la gara. La prossima interprete e cantautrice viene da Partinico, in provincia di Palermo. È giovanissima, lei studia canto dall'età di 8 anni e ha frequentato diverse accademie di canto da Catanzaro a Taranto. In particolare ha partecipato nel 2010 alla trasmissione di Canale 5 Io Canto e ha duettato con Anna Tatangelo. La accogliamo con un applauso, Floriana Cassarà. Ciao, buonasera. Ma sei piccolissima, quanti anni hai? 17. Ah, ma è regolare, sì. Ma sì. Senti, questo brano che questa sera canterai qui è stato scritto da te? Sì, è stato scritto da me e poi modificato dalla mia insegnante di canto, Fabrizia Gioia. Modificato nel testo? Sì, nella... sì, molto modificato. Molto però, modificato, dai. Ok, quindi. Il titolo è Dimmi cosa fai, di cosa parla questa canzone? Parla di una ragazza in pratica che, diciamo, litiga col suo ragazzo e non lo vuole vedere più, però dai. È una... così, un litigio tra fidanzati. Sì. Bene, ascoltiamo. Con Dimmi cosa fai, Floriana Cassarà. Grazie. Quante volte avrei urlato al mondo intero, la mia coscienza, la mia verità. Ora che ti guardo ancora un'altra volta, sento che mi stravolgi l'anima. Ogni notte alzo gli occhi al cielo, guardo in mano. Mentre tu sei
cerco di evitarti in ogni mia situazione. Per me, per te, per noi. Sparire a volte mi giustifica per non sentire le tue bugie prima di capire cosa c'è. Dimmi tutta la verità, dimmi cosa fai, dimmi cosa ci sarà per me, per te, per noi. Cerco di evitarti in ogni mia situazione. Bene, 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 brava te, sono tutti giovanissimi, Antonia. Vai via, eccoci. Grazie. Allora, grazie, com'è andata? Bene. Bene, è andata, dai. Ma sono bravi questi ragazzi, sì o no? Sì. Oh, prendi la rosa, l'omaggio. Ok, grazie. Grazie puoi tesoro. Andare, ci vediamo dopo. Grazie anche a Serena. Grazie allora, ad Antonia. Antonia, grazie, finalmente ci ritroviamo un po' sul palco, perché questa sera abbiamo deciso di rincontrarci spesso, perché poi insomma noi ci alterniamo e poi a fine serata abbiamo tanto da dire, insomma, che poi noi chiacchieriamo, siamo anche diventate amiche. Ecco, dice molto. A chi pensa poi che due donne non possono condurre insieme. Assolutamente no, no. Invece è possibilissimo, anzi è molto piacevole lavorare con te. Sei un'ottima collaboratrice, posso dirlo senza... Ah, sì. Collaboro spesso, sì, in queste cose. No, 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 ci stiamo divertendo molto. Antonia, noi allora, siamo un duo. E quindi? Siamo quasi diventate proprio un duo come quelli istituzionali, così, e quindi... Un po' come Stanley Olio, no? No. No, spiega questo, la signora mitici. Ride, dice... Ma questa è stata... E quindi, in quanto duo, presentiamo... Un altro duo. Che bella è questa intuizione che ho avuto. Allora, sono due artisti di Livorno. Ecco, diciamolo. È importante ricordare la città d'origine, no? Certo. Perché, anche perché insomma loro passano per contursi, si fermano e quindi a contursi no, arrivano. Anche per dire che insomma è veramente come state vedendo da tutta Italia vengono... questi interpreti, questi cantanti qui ad esibirsi, perché è un'importante vetrina è per loro. Stare poi, sul palcoscenico per un musicista è fondamentale. Dicevo, poi, Massimo Gentili e Monica Docci. In arte moca, ovviamente. In arte moca. Massimo Gentili ha cantato nel music hall ed è cantante corista di Andrea Bocelli. Mentre Monica Docci è esordito con il karaoke di Fiorello, Sarabanda. No, mi fa specie questa cosa perché insomma io ricordo il karaoke, era molto simpatica questa cosa. Però poi la cosa che mi ha anche un po' incuriosito è che nelle loro varie esibizioni, anche televisive, insomma loro sono stati anche sono stati ospiti delle loro esibizioni, anche Gina Lollobrigida, Sting, Zucchero, sì. E poi come vocalist, importanti sì, in tutto il mondo. Jesus Christ Superstar, insomma veramente, e poi come dicevi tu Bocelli, io però direi di chiamarli subito. Chiamiamoli Antonia. Subito Massimo Gentili e Monica Docci in Moca! Arte Moca. Tanto da dire su di voi, e allora noi ovviamente vi ascoltiamo, il palcoscenico è tutto buonasera vostro. Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera. La canzone, chi l'ha scritta? Insieme, è un duo insieme, no? Allora, è un qualcosa di particolare perché la canzone è stata scritta, anche se noi siamo autori, dal nostro amico catanese, Maurizio ecco. Pimato, per una cosa particolare. È dedicata a una bambina che si chiama Guia. Sì. Ed è il titolo, infatti, no? Questa bambina non c'è più, è morta a 8 anni e facciamo un po' in questa canzone le veci della mamma e del papà che ci hanno diciamo chiesto di cantare questa canzone e volevamo appunto poi, se tutto andrà bene, devolvere qualsiasi cosa che verrà fuori proprio alla situazione Caravaglia che lotta contro per la ricerca contro tumori nei bambini, quindi un po' particolare. Mi sembra già una storia molto bella.
Sì. E poi sì. Antonia, sai, a me piace. È ammirevole tenere anche lo scopo, l'obiettivo che ma avete. Credo quindi che vi lasciamo. Abbiamo una voce che sia bella e sia brutta, però ce l'hanno chiesto, lo utilizziamo e quando è per beneficenza è la cosa più bella che ci possa essere. Beh, allora doppi complimenti, doppi quadrupli. Grazie. Vi lasciamo con Guia, Massimo Gentili e Monica Docci. Moca! Grazie a voi. Farfalla te ne vai, ma come sole ti raggiungerò, dentro nuovi cieli volerai e come il vento ti accarezzerò. Mi hai lasciato il tuo sorriso e la voglia di giocare tra di noi, una collana fatta di perché e il tuo coraggio di lottare. Poi forse adesso non mi crederai, ho smesso pure di fumare, sai, e io che non ho dato retta mai al tuo visino dolce e intenso, e come una canzone tu entrerai per colorare il vuoto che dentro me. E come un mare calmo laverai il mare che ora vive dentro di me. Nascerai e sogni miei, se neve cantirai mi guarirai. E notte ormai non vedo più, ma la tua voce mi richiamerà. E cercare di capire che cosa c'è dietro le scelte a volte drammatiche di chi fa delle cose che per noi non sono giuste, no? E invece dietro ad ogni scelta c'è sempre un perché. E allora il nostro perché questa sera è ascoltare insomma questi talenti, questi autori, quindi Camilla Cuparo. Yeah.
suoi fiori di carta, ha cresciuto suo figlio, facendogli anche da padre. Come sapete, quest'anno c'è il bicentenario dalla nascita di Giuseppe Verdi e abbiamo pensato che in una serata dedicata alla musica un omaggio e un ricordo ad un genio assoluto della musica italiana, ma anche, insomma, è universale la sua musica, quindi mondiale, e un musicista innanzitutto bandiera del Risorgimento italiano e capace, direi, di raccontare in musica l'animo di ogni uomo. Ma il perché, sì. perché? 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 Allora, abbiamo l'ospite di cui parlava la presentatrice, e qui perché? Perché ho voluto che quest'anno la musica leggera sposasse la musica lirica, proprio in occasione del bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi. Ed anche perché sono decenni che nella nostra piazza non si sentivano più, non si sentono più le arie più belle della lirica italiana. Noi avevamo una grande tradizione musicale, avevamo una banda, si chiamava Il Risveglio, ed era veramente qualcosa di straordinario. E tutto il territorio di Contursi Terme viveva di musica, nel senso che erano appassionati, oltre che c'erano musicanti e musicisti. Ecco, ho voluto che nel ventennale questo matrimonio si verificasse, e quindi abbiamo invitato qui sul palco un tenore che saprà sicuramente farvi emozionare sulle note più belle note più belle della lirica italiana. Il nome ve lo dice Anna. Oltre a dire il nome, io volevo ricordare che comunque quest'artista ha partecipato a tante trasmissioni Rai e Mediaset, quindi sulle reti nazionali. Lui ha conosciuto Pippo Baudo, insomma, Antonio ha vinto i raccomandati a fianco di Marcella Bella, alla quale farei un applauso, perché di comunque recente rappresenta ha partecipato la anche a Italian's Got Talent, sì, insomma, altra nota trasmissione successo di e quindi 5. A questo punto noi presentiamo con un applauso fortissimo il tenore Giuseppe Gambi. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Lo lasciamo cantare con due brani, ovviamente tratti dalle opere di Giuseppe Verdi. Faremo ascoltare questa bellissima piazza di Contursi per il bicentenario di Verdi, La donna immobile, tratto da Rigoletto, un pezzo bellissimo che vi ho portato questa sera, e poi un pezzo dedicato anche a Puccini, che è La Tosca e Luceva alle stelle. Quindi per noi è un onore averti direi qui con noi, Giuseppe Gambi. Thank you.
immobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero, sempre un amabile, leggiatro viso, in pianto e riso, e mezzognero, la donna e mobbi, arriva al vento, muta d'accento e di pensiero. Una foto che si fa, non lo so. Allora, innanzitutto siamo dietro le quinte del Contursi Festival, ultima serata. Ci siamo, quindi in tempi stanno procedendo proprio bene. Sono contentissima. E tranne gli interventi del nostro presidente Antonio Briscioli, che a volte sono un po' lunghi. Sì, a volte sì. Vabbè, era più rilassato stasera. Stasera è felice, chissà perché è felice. È felice, no, perché ce ne andiamo secondo me. Secondo me è vero, questa cosa. Speriamo che questo festival non finisce per asfissia. Come no, detto. Questo non lo dobbiamo consentire, no. No, noi non lo consentiremo. Ma posso salutare quel, c'è un ometto dietro la telecam, che è troppo carino. Ma Stefania, per favore, ti prego Stefania. Ma lo dovevo dire. Davide, sei molto carino. Carino. Almeno incuriosiamo il pubblico femminile. Scrivete su Facebook Davide? Nadia? No. 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 Chiusa. E allora ci siamo, finalmente ci ritroviamo con il nostro, insomma, artista straordinario Giuseppe Gambi, finalmente anche al Contursi Festival. Insomma, tra un impegno ed un altro, una rete nazionale ed un altro, un Pippo Baudo e una Marcella Bella, finalmente ti ritroviamo qui. Buonasera a tutti. Beh, hai elencato quei momenti che per me sono di grande emozione e che ricordo con grande piacere e mi hanno permesso, insomma, ecco, di essere qui anche questa sera. Quindi sono davvero contento. Anche la piazza ha risposto bene al messaggio lirico ed è importante che ogni tanto si ascolti anche la lirica in contesti di musica leggera. E noi ovviamente ti abbiamo ascoltato con piacere, noi ovviamente ti ritroveremo, insomma, a settembre. Sarà con un progetto. Un piacere, insomma, ecco, anche ritornare. Farò un mio ultimo intervento qui questa sera in cui presenterò anche un mio pezzo inedito che mi sta dando molta soddisfazione, si chiama Amo la vita ed è un pezzo che fa parte di questo mio disco in stile pop lirico. Pop lirico. Quindi ecco, adesso diciamo, ecco, andiamo su un'altra dimensione vocale che è quella che sto cercando di farmi conoscere dal grande pubblico anche attraverso poi le trasmissioni in rete nazionale che ho avuto il piacere e l'onore poi di essere partecipe e anche qualche volta vincitore. Quindi viva i giovani! Oddio. E viva Giuseppe Gambi! Ok. Vabbè. Cioè sei campano, non penso che... Vai. E il cabaret ovviamente arriva al Contursi Festival quest'anno con un grandissimo Enzo Caria. Il cabaret e le imitazioni, no? Tu sai, le imitazioni. Beh, le tue imitazioni che però, insomma, ovviamente noi lo ricordiamo ai telespettatori che chi ci sta guardando adesso? Diciamo, chi c'è? Ci sono tante persone che ci guardano, però ovviamente noi questa sera... E allora scusa, bella polposa, quanta roba, qui proprio verrebbe Benigni perché... Oppure, voglio, viene anche Rocco Papaleo, che do della verità, porca puttana, stasera mondo quasi le schelefte, vado sul terminio. Vabbè, no, si gioca. Una burla. Senti, volevi chiedermi qualcosa, prego. Sì, io ovviamente ti voglio chiedere, per noi è un onore averti qui stasera al Contursi Festival. Mi faccio. È la verità, anche perché, faccio. No, Enzo, anche perché capita questo, quando a un certo punto la giuria si alza per deliberare, noi dobbiamo in un certo modo... Cioè io faccio il classico tappabuchi. Ma è vero. Che è la verità. Però è piacevole questo ruolo. No, questa cosa è piacevole. Però anche sempre a Miss Italia, alle varie Miss, si faccia sempre chi le è da riempire. Ma non è possibile. No, vero. Ma perché esistono dei ruoli appositi. Senti, ma le Miss. Cioè che ne pensi delle donne, Enzo, tu? Cioè... Allora, per me le donne devono essere efebiche, muliebri, sì. Tante, insomma, come te. No, e poi per esempio Enzo, che ne pensi degli uomini tu?
Allora, adesso sì che posso parlare seriamente. Guarda, l'ultima esperienza te la voglio proprio raccontare. Ma perché, cioè, perché ridi? Non ci parla. Raccontamela, scusa, raccontamela, raccontamela. Ma sento in questo punto ti parlo come una voce d'amico di Malgioglio. Che ti devo dire, amore mio? Che lasciamo perdere, perché sull'isola è stato un dramma. Senti, Malgioglio, allora, senti, io adoro quella canzone Dolce Amaro, oppure, che so io, so, quella che ha scritto per l'avventura, oppure... Va bene, allora, tesoro, vogliamo parlare di gelato al cioccolato, dolce amaro. E allora parliamone, la cantiamo, Enzo, la cantiamo. Di noi. Io direi... che adesso ci prendiamo un caffè alla Celentano. Cosa c'è di meglio di un caffè, anche se lo zucchero non c'è? E basta. E ci vediamo dopo, eh? Poi dopo ne parliamo. Allora io vado. Sì, resto io. E lei se ne va? Lei va via. Vabbè, purtroppo me ne va. Cioè, vabbè, dai, ciao. Ci vediamo la prossima volta. Ciao. Sta comodo così, insomma, nel senso che ha tolto scarpe tutto, è perché così, questo strumento si suona senza le scarpe, è proprio così, con... bene, allora intanto che prepariamo tutto, Peppe, poi tu mi spieghi questa esperienza del Palafiori di Sanremo quest'anno, insomma, dove tu hai avuto la possibilità di far ascoltare tre dei tuoi brani, se non mi sbaglio. Sì, sì. Il tuo sì. Lavoro ultimissimo. Sì, eh? Ho fatto un disco che è uscito a gennaio, 18 gennaio del 2013. E questa sera vi canterò la canzone che fa parte proprio, certo. Lo chiamavano Peter Pan. A Sanremo ho cantato la canzone dello stretto. Io sono calabrese di Vibo Valentia, loro sono messinesi. Ecco, ricordiamo sempre i posti, insomma, Vibo Valentia, poi loro invece. Sì, bel mare, bella gente. Poi mi sono trasferito là, loro mi hanno adottato. E quindi era Loro ti hanno adottato, sì, Peppe. Mi vogliono bene, mi chiamano Cucciolo. Ti chiamano sì, Cucciolo. Sì, lui che è il più giovane della band, mi chiama sempre Cucciolo. E io gli voglio bene, quindi gliela devo dedicare una canzone. Eh beh, certo. Lo chiamavano Peter Pan, bella. Infatti. Allora Peppe, intanto vediamo io se tutto. Io mi preparo un attimino. Sì. Mi do mezza accordata e poi sono tutto. E poi Peppe Columbro e la sua band è qui al Contursi Festival per farci ascoltare questa canzone che dà proprio il titolo al suo CD. Peppe Columbro! Grazie. I gruppi sono antipatici perché ci mettono tanto. Me lo dicono spesso. Lui è antipatico di suo, invece. Ci siamo, lo giuro. Lo chiamavano Peter Pan per voi. Voi ci siete? Sicuri? Tornerai come fanno le stagioni, con nuovi abiti, nuovi rumori, nuove sensazioni, con qualche ruga in viso in più che segna gli anni che non tornano più. Ti stupirai di quanto sia invecchiato quel vestito verde che non hai più indossato. Lo chiamavano Peter Pan, lo chiamavano Peter Pan, lo chiamavano Peter Pan, lo chiamavano Peter Pan.
dall'isola che non c'è, e ti ritrovi a bere un caffè in un motel di periferia, in compagnia del silenzio, della malinconia. E Wendy insegue il suo bottino, che cravatta e villa con giardino, capitano Cino spaccia rum, marinai in pensione che non sognano più. Lo chiamavano Peter Pan, lo chiamavano Peter Pan, lo chiamavano, lo chiamavano Peter Pan, lo chiamavano Peter Pan. Tempo, com'è andata? Benissimo. Allora, me lo passo con te questo tempo, anche perché sono in buonissima compagnia. Grazie. Parlo di qua o parlo di qua? Parlo di qua. Allora. Andata bene? Soddisfatto? Soddisfattissimo, e voglio fare i complimenti anche a voi per questa bella cittadina che siete. Noi siamo arrivati oggi purtroppo in ritardo perché il percussionista si è alzato tardi stamattina, e quindi volevo arrivare un po' prima perché volevo visitarlo un pochino, però lo farò domattina. Vabbè, poi dopo ci raccontate tutte le vostre vicissitudini, avete comunque fatto una bellissima esibizione, quindi in bocca al lupo, ci vediamo dopo e andiamo avanti, lasciamo spazio alla prossima. Ciao, grazie a Beppe Columbro, a dopo. Andiamo avanti con la prossima interprete, lei viene da Napoli e scrive canzoni già da quando era molto piccola, dall'età di 14 anni, quindi segue anche le orme del papà, che è un cantante partenopeo, il suo genere è molto giovane, molto frizzante, anche con una nota di rap. E sta già lavorando a un CD che uscirà a breve con 6 pezzi, e tra cui quello che presenterà qui questa sera. Facciamo un applauso a Maria Rosaria Cenni. Ciao, buonasera, prego, vieni. Hai bisogno dello sgabello? Sì. Come va? Buonasera. Va benissimo, grazie. Ok. Allora, Maria Rosaria, questa canzone l'hai scritta tu, posso chiederti, anche con tuo padre o da sola? No, da sola. Da sola, ma come nasce poi alla fine l'idea? Hai bisogno di aiuto? Ci sono abituata. Come quando scrivi, perché non è il tuo primo brano, assolutamente. Da dove parti? Prima dalla musica o dal testo? Diciamo che io sono un'autodidatta, quindi quando non suono nessuno strumento, quando scrivo il pezzo mi viene anche la musica. Insieme. Quindi insieme testo e musica. Tu canti in napoletano o...? Canto in napoletano. Ok, quindi la canzone di questa sera dal titolo Sta musica, scritta da te? Sì, l'ho scritta io. Bene, e... non vediamo l'ora di ascoltarla. Volevo ringraziare il presidente del Contursi Festival, Antonio Briscione, che mi ha premiata al Festival Voci Nuovi di Nocera e mi ha dato la possibilità di essere qui, certo, questa sera. Certo, questo festival che ti ha dato diritto all'accesso diretto al Contursi Festival. Volevo un applauso per il presidente. Complimenti, è vero. Perché questi ragazzi poi vengono anche da tante selezioni, da tanti concorsi, quindi... è importante essere arrivati, certo, qui, ma è importante anche la strada che avete percorso fino ad ora, e vi auguro anche la lunghissima strada che avrete davanti. Grazie. Molto tortuosa. Vabbè. Ma la facciamo con piacere. La gavetta è importante, dai. Allora, andiamo subito a presentare il brano. Sta musica, canta Maria Rosaria Cenni. Oh,
sigaretta mi sciuna. Sta musica suona, suona fine di mano. Se l'anima lucca e brucia passione, tu canto e più forte sarà postulato. Sei musica l'unica, una luna di notte. Sei la vita di ogni verso quando non ho te. Sei sempre presente quando il resto assente. Posso avere tutto ma se non ci sei è niente. Asiento sta voce, asiento ti chiama. Tu cerchi il tuo suono, tu cerca cantando. Tu voglia stasera, tu voglia per sempre. Senza te che sta vita non può essere niente. Ma come bella sta musica che son. Pure lontano, lontano, se posso te. Se io non lo chiedo, trovo il tuo cuore. E chiaro piano il piacere ti fa morire. Sicuro tu stai sentendo sta canzone. Allora sento profumo che sta mona. Corro per presto, non perdere più tempo. Arabe e braccio, vado a buttare a vento. Sona, 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 musica. Canta, 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 sta canzone. Cioè nel senso che dietro le guacide, no, tutto bene, tutto bene, tutto bene. Lasciamo stare, è andata, lasciamo stare. No, perché noi abbiamo anche un dietro le quinte qui, voi restate di qua, però noi abbiamo anche un dietro... Non lo diciamo. No, che dietro quello le quinte? Non, no, lo, non diciamo. Lo diciamo, non lo diciamo. Mm. Grazie, buonasera. Complimenti. Grazie. Allora Antonio, noi ogni tanto... La rosa. La rosa. Serena, la rosa. Serena. Bene. Piano, consegniamo la roba. Grazie, ci vediamo dopo. E allora Antonio, noi ogni tanto ci ritroviamo su questo palco. Ci incontriamo ogni tanto. Ciao. Ciao, tutto bene. Allora, Antonio. Allora, andiamo al prossimo artista, che è molto interessante perché lui nasce come attore. Antonio, è un tuo collega, nasce come attore perché è un tuo collega. È vero, infatti mi fa piacere comunque introdurlo. E si diploma all'Accademia di Arte Drammatica del Teatro Bellini di Napoli. Quindi ha uno stampo teatrale. Sì, ecco. E anche al Teatro dell'Acquario di Cosenza. Oh, lui viene da... Ha tantissimi lavori nel suo curriculum, tantissimi film, interpretazioni in teatro, Un posto al sole. Però questa è bella, questa cosa, che noi siamo in Campania e lui ha insomma avuto un ruolo in Un posto al sole nel ruolo di Nino Longo. Nino Longo. Noi però della a questo fiction. Punto lo vogliamo Io ascoltare. Lo farei entrare perché... Sì, direi di sì. Lui viene da Roma ed è Luigi Iacuzio. Vieni Luigi, stacchetto anche per te. Ciao. Allora Luigi, allora nel teatro, insomma, Antonia lo sa, tu sei un caratterista anche o insomma... Sì, sì, ho fatto anche il caratterista, spettacoli di Atti Unici di De Filippo, dove bisogna essere un po' caratterista. E poi lo sai, Antonia, mi ha incuriosito questa cosa, dimmi. Perché c'è Stefania Corralluzzo, la nostra regista, che ha detto voi dovete ascoltare questa canzone, ma noi come facciamo? Siamo dietro le quinte. No, io l'ascolto, allora, e anche alle prove l'ho ascoltata. Oh, bene. Voglio dire una cosa, che è molto interessante comunque questa contaminazione, quindi teatro e quindi musica, perché tanti artisti, in particolare ricordo Modugno, che comunque ha avuto una splendida carriera, e le due sue grandi insomma passioni, attività, le ha conciliate benissimo, quindi è un augurio per te. Grazie. Però stasera canta. Sì, questa sera interpreta la canzone Io sono stanco, sì. Scritta da te? Sì, scritta da me. Anche la musica? Testo e musica. Bene. Quindi con Io sono stanco, Luigi Iacuzio. Grazie. Io sono stanco di aspettare. Chi so che non arriverà. E sono stanco di parlare con chi non mi comprenderà. Io sono stanco
Io sono stanco di stare fermo anche se viaggio già da un po'. Io sono stanco di tanti forse oppure credo o non lo so. Amore mio, parlaci tu, con questo uomo stanco e spento e senza età. Perché il mio Dio non lo fa più, è già da un po' che sento che non ha pietà. Io sono stanco di sperare che da domani cambierà. E sono stanco di sentire, vedrai che presto passerà. Ah, perché lei è un'artista, lei ci ha tenuto a dirmi: guarda, tu devi dire di me che io sono solo un'autrice. Liliana, bell'uomo, che bella donna. Liliana, intanto facciamo un applauso a Serena che prepara tutta la scena qui, eh? Ciao, un applauso a Serena e alla Proloco. Allora, noi non ci dilunghiamo, ti vogliamo ascoltare subito. Ovviamente tu ci hai tenuto a dirmi: senti, non devi dire nulla di me, devi dire solo che io sono un'autrice. Basta, mi chiamo Liliana Bell'uomo e canto. E allora, microfono tuo, il palco di Contursi è il tuo, in bocca al lupo e ci rivediamo dopo. Liliana Bell'uomo. Grazie. Sono donna, mi presento, provocante, stravagante, innamorati di me, innamorati di me. Gente ed invitante, col mio trucco appariscente, innamorati di me, innamorati di me. Sono qui, sono presente, con il corpo e con la mente, innamorati di me, innamorati di me. Sembra un uomo, sei, su frattiamo antico, aspetti. Latino, bailamos con pasión. Latino, fuego latino. Ti guardo dritta gli occhi e mi avvicino. Le tue mani sui miei fianchi fanno già presa. Io ormai debole, il tuo invito sono arresa. Ruotando il bacino, sorriderò il tuo corpo qui vicino. E odori nel mio collo il mio profumo. Ti assalino la voglia pazza di me, a te l'ante, sangue caliente, io guardo la tua bocca sorridente e immagino un tuo bacio nella mia mente. Ora morso in esplosione del corazon. Successo, no. Qui non ho visto niente. L'ho invitato così tanto che alla fine si è deciso quest'uomo. Bene, quindi tutto ok, la rosa sì, l'ha sono ricevuta. Sono divertita tantissimo, ringrazio Contursi, ringrazio tutti, buonasera. Grazie mille, ci vediamo dopo, andiamo avanti. Ciao, grazie. Allora, la prossima interprete viene da Gorizia, è Paola Rossato e la sua band. Buonasera, ciao. Allora, Paola è vincitrice nel 2013, quest'anno, del premio Oltre Musica 2012, festival che
dà l'accesso di diritto al Contursi Festival e quindi siete qui questa sera. Attualmente stai lavorando alla preparazione del prossimo disco, di cui fa parte anche il brano che interpreterai questa sera? Assolutamente sì, e il disco dovrebbe uscire in dicembre. In bocca al lupo. E dimmi un po' questa canzone, come è nata, come l'hai scritta, da sola, cosa ti ha ispirato? Allora, il brano che vi presenterò questa sera insieme ai miei musicisti, che vorrei presentare subito perché sono felice e onorata di farlo. Presentiamoli. Al violino abbiamo Adriano Coco. Buonasera, ciao. E al basso abbiamo Pierluigi Bumbaca, e vorrei cogliere l'occasione per salutare il nostro meraviglioso chitarrista che, per motivi assolutamente indipendenti dalla sua volontà, non è potuto essere qui con noi stasera, e si chiama Sandro Bucciol. Il brano che presento questa sera si intitola È ancora a casa ed è stato ispirato da una storia vera. E praticamente parla dell'esproprio forzato per debiti di una casa. E la persona a cui è stata levata la proprietà era una persona a cui rimaneva solo la casa. Io ho conosciuto questa persona, ho vissuto questa cosa e ho scritto il brano. Un tema sociale attuale, attualissimo direi. Se siete pronti e mi date l'ok, io vi lascio quindi con il brano È ancora a casa. Canta Paola Rossato. Ehi, 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 ehi. Chiedete permesso e togliete il cappello, in punta di piedi, che è ancora a casa, anche se casa a tempo, si sputano prezzi su pezzi e ricordi e crocchette del cane e foto in costume di chi fa valigia e poi muore, ma ti apre la porta e rimane. Avanti c'è posto che lei ha la bocca cucita e distanza imparata e modi composti e passaggi già visti e braccia concerte e la vita in disparte, ma chi se ne frega se una storia è finita. C'è scritto fallita che la casa è un affare e come tale è venduta, che il cuore è polvere sporca strappata alle suole all'entrata, che il cuore ha la voce degli occhi e non viene guardata, che il niente che non c'era stato, che carne strappata dai cani, che alito sporco sui vetri, che impronte golose di mani. Ci siamo, tanto siamo quasi insomma al termine, lo dico per coloro che si esibiscono, così insomma prima conosciamo i risultati di questa classifica finale dell'ultima serata qui al Contursi Festival. A questo punto noi ritroviamo, tanto facciamo un applauso anche ai tecnici audio video, perché stanno lavorando tantissimo, sono due giorni
ininterrottamente dietro le quinte, davanti alle quinte, insomma, veramente complimenti. E allora io chiamerei, intanto che abbiamo fatto quasi tutto, anzi io lo trattengo un attimino sul palco, chiamerei con un altro applauso Giuseppe Gambi, il nostro ospite speciale questa sera. Poi ovviamente ci sarà un'altra sorpresa, ricordiamo, un amico che noi abbiamo in comune, però non annunciamo nulla. Allora io ti ho voluto tenere un attimino sul palco perché tu, insomma, sei un artista straordinario, però quello che ci regali questa sera è un tuo nuovo lavoro discografico, ed è un singolo, è un inedito che poi sta portando veramente tantissimo successo, anche perché, insomma, tu come dicevi dietro le quinte, la lirica è un po', insomma, non per tutti, no? Un po' per un pubblico. Sono quei pezzi che possono trasmettere dei messaggi. Speriamo che arriverà il messaggio. E allora trasmettiamo questo messaggio in Amo la vita, ovviamente, Giuseppe Gambi. Grazie. Grazie. Basta andare via senza un addio, lasciare tutto senza rancore né nostalgia, per incontrare un mondo vero laddove un fiore germoglia ancora, dove c'è nel cielo un po' d'azzurro anche per me, dove c'è il sole, c'è la luce, c'è il calore. Grazie a Contursi Terme, veramente un grazie di cuore. Gambi,
Giuseppe Gambi. Grazie, complimenti. Grazie a voi, è stato bellissimo essere qua in questa piazza. Voglio ringraziare delle persone come la Proloco di Contursi, che ha voluto qui la mia presenza, il nostro sindaco e le belle terme che esistono qui a Contursi, dove uno si viene a rilassare. Vi faccio una piccola confessione: ogni qualvolta io ho un po' di tempo, sono qui ospite sempre delle terme a Contursi. Che ti fa bene alla voce. Ti fa benissimo alla voce, che rigenera sempre dopo i nostri concerti. Quindi per l'occasione saluto anche il dottor D'Angelo, che mi ospita in questa bella Contursi. Viva Grazie. Contursi e viva le cose belle che ci riserva il futuro. Grazie, ti aspettiamo anche allora l'anno prossimo. Ciao, grazie mille ancora. Antonio. Sì. Ecco, prima di passare al prossimo ospite, ecco, volevo ringraziare la giuria e far sapere ai ragazzi che hanno cantato e che canteranno chi sono quelli che li giudicheranno. Salutiamo allora, la giuria. Brevissimi Eccoli. Profili, ovviamente, soltanto per far sapere che abbiamo Andrea Di Renzo in giuria, che è un giornalista, un critico ed esperto musicale, collabora con le più importanti testate musicali nazionali, è membro della commissione artistica Premio Mia Martini. Quante sono? Ma guarda, l'avrei portata io, non ti preoccupare. Maria Gaetano, sul palco, stacchetto anche per te, ce la faremo. Insomma, i ragazzi poi che... Ecco qui lo stacchetto, i ragazzi che poi insomma si esibiscono verso il termine, sono un po' stanchi, eh? Sai, ma tu c'hai una faccia particolare, c'hai una faccia particolare, quasi una faccia da Sanremo. Raccontami un attimo questa esperienza, insomma, di facce da Sanremo. Poi ovviamente ricordiamo il premio Mia Martini, insomma, quasi tutti i ragazzi insomma hanno anche l'onore e il privilegio di affiancarsi a questo nome, e questo è bello per la musica leggera italiana. Allora Maria, facce da Sanremo è una cosa che mi ha un po' incuriosito, insomma, è una tua esperienza che... Sì, è stata una delle esperienze che mi è piaciuto alla fine avere, perché ho conosciuto persone molto, molto carine, molto simpatiche. Poi ho avuto modo di confrontarmi per la prima volta con persone che avevano la mia stessa passione per, ecco, la musica. Per la musica. Allora tu sei ovviamente una cantautrice, quindi questa sera cosa ci farai ascoltare? Stasera a me piace non definirla una canzone, mi piace dire che stasera io parlerò, narrerò una storia. Ok, allora tu questa sera ci narri una storia? Che di una ragazza pittrice iraniana, oh, che aveva la mia età quando è morta nel 2009, però non voglio dirvi altro perché mi piace che la vostra curiosità che sia dissetata dalle parole. Sì. Grazie mille Maria Gaetano. Grazie. Ti ascoltiamo Maria. Aperti sul mondo, Delara ventenne già fuori dal mondo. Delara, Delara, testimone del male. Delara, dipingi lasciandoci amore. Intingi il pennello in una gabbia di pietra buia. Cella di luce la tela, non esiste prigione finché sai amare. Delara, dipingi lasciandoci amore. E cantautrice, viene da Crucoli Torretta, provincia di Crotone, vincitrice del Valdarno Festival del 2011 e finalista del premio Mia Martini, Maria Aurea. Buonasera, ciao. Buonasera a tutti. Autrice?
del brano? L'autrice è una mia carissima amica, sempre calabrese, una ragazza che mi ha scritto questa canzone, si chiama Cecilia Cesario. Colgo l'occasione per salutarla perché sicuramente sta guardando in streaming adesso. Bene, la salutiamo. Il festival. Dimmi il tutto. Il brano si intitola Non ho mai. Sì. Ti lascio alla tua esibizione. Grazie. Con Non ho mai, Maria Aurea. Certo, ma di certo c'eri tu, in quel momento siamo e poi diventa tutto complicato. Quando l'amore dovrebbe essere un fiore delicato e ti svegli su un palcoscenico mai calcato. Perché tra di noi non vedo mai arrivo una partenza, siamo due illusi malinconici, stanchi di riviverci. Non ho mai detto che sarebbe stato amore e non capivo io di averti già perso. Se la porta si chiude non bussare più, aspettare quel mattino che guardavamo in due, guardare avanti per non cadere in stupide abitudini è sempre meglio che pensare a ciò che non c'è più. Me lo dicevi che la più forte sono io e non capivi stupirti ero sempre io. Perché tra di noi non vedo mai un arrivo, una partenza, siamo due illusi malinconici e non smettiamo mai di crederci. Non ho mai detto che sarebbe stato amore e non capivo io di averti già perso. Se la porta si chiude non bussare più, non aspettare quel mattino che guardavamo in due. Nell'abisso del cuore rimarrai solo tu. Gara con un momento molto molto dolce, perché le allieve di danza classica e moderna della palestra New Sport Time di Gerarda Bevilacqua qui a Contursi Terme ci accompagneranno con un balletto nell'attesa di ascoltare gli ultimi due artisti in gara. Prego ragazze, potete entrare. Accogliamole con un applauso. Mi accende? Ok. Ma non si possono. Siete pronte ragazze? Un attimo? Mi dicono va bene. Ce l'abbiamo fatta, un piccolo problema tecnico. Via col balletto, grazie. Who run the world?
come at they neck. Disrespect us, no they won't. This goes out to all my brothers in the club rocking the ladies. Who will buy it for themselves and get more money later? I think I need a barber. None of these can find me. I'm so good with this. I remind you I'm so good with this. Boy, I'm just playing. Come here, baby. Hope you still like me if you pay me. My persuasion can build a nation. In this power, without love we can devour. You'll do anything for me. Who run the world? Girls, girls. Complimenti, noi ci ritroviamo dopo 2 anni qui, facciamo un applauso alla Sport Time di Contursi, veramente un'accademia di danza classica, moderna, insomma veramente straordinaria, hip hop, insomma la piazza è piena per questi ragazzi, davvero contemporanea, quindi di tutto di più, intanto che le ragazze si preparano, noi ci prendiamo 2 minuti, quando iniziano le... Sta in gara, viene dall'Acquameno di Ischia, Michele Schiano. Ciao Michele, vieni. Allora, ci siamo quasi. Avete aspettato un po' tanto, lo so. Buonasera, siete stanchi. A tutti. Buonasera. Allora, al premio Mia Martini hai scoperto questa passione per... Diciamo che feci tanto tempo fa le selezioni per il concorso premio Mia Martini. Come interprete. Come interprete. E poi? E lì... nacque la passione per lo scrivere anche dei testi per me e per gli altri. Quindi è molto, scrivi anche per altri? Molto gratificante, sì. Bene, e quindi da lì sei andato avanti, hai scritto anche il brano di questa sera dal titolo Apri il cuore. E poi una cosa bella che mi hai detto, che organizzi proprio... Organizzo un evento da 11 anni dedicato appunto a Mia Martini. Alla grande Mia Martini. Un artista a cui farei veramente un grande applauso, perché sì, ci ha insegnato che le cose vanno fatte, ma con lo studio e con tanta pazienza si possono ottenere grandi risultati. Sì, e comunque anche con un grande talento si va anche contro tutti quando appunto è indiscussa la bravura. Bene, in bocca al lupo. Crepino. Con Apri il cuore, Michele Schiano. Le stelle sono uomini e vivono in pace, lungo le costellazioni che sfiorano il cuore, i tuoi sentimenti sono raggi d'amore. E c'è un mondo diverso, non esistono guerre, c'è un sole per tutti, non esiste il dolore. Nella realtà di questo mondo perduto, c'è chi ha troppo e chi ha niente, o solo un'illusione. E la vita è crudele, non risparmia un bambino, figuriamoci un vecchio che cammina da solo. Ma che senso ha la vita se non possiamo cambiare? Ma che senso ha la morte se non fa rumore? E non riesco più a volare, nel nostro cielo non c'è aria e mi manca le mani. Dentro di noi non c'è più amore. Vola più in alto che puoi, prendi un sogno per chi non ha sognato mai. Basta poco, si apre il cuore e vedrai che c'è un mondo diverso anche se tu non lo sai. Questa
Ventesima edizione, l'ultimo concorrente in gara. Lei ovviamente è una femminuccia, perché insomma io ci sono state tante donne. Questa sera conclude una femminuccia, la chiamo subito. Lei si chiama Sabrina Zanti. Sabrina, vieni, vieni tesoro. Allora nel 2007, così sullo stacchetto io racconto un po' di cose di te. Nel 2007 tu vinci il tuo primo concorso. Però la cosa che ti caratterizza è che è quella che ogni volta che tu partecipi ad un concorso canoro hai sempre dei, insomma, dei voti interessanti e dei complimenti lusinghieri, insomma questo è stato scritto sulla tua scheda, quindi speriamo che anche questa sera, insomma, questo avvenga. E allora raccontami, perché insomma voi autori, no? Raccontami quello che ci canterai. Allora in realtà non sono autrice di questa canzone, ah, okay. L'hanno scritta per me. Ah. Mi piacerebbe proprio avvicinarmi agli strumenti musicali, ah, come ecco. Ho visto questa sera molti ragazzi, proprio perché ho visto proprio l'anima in questo, ecco. E quindi mi piacerebbe imparare, perché non è mai troppo tardi, no, proprio certo. Per scrivere e sentire più vicino quello che canto. Ok, allora noi ovviamente ti ascoltiamo. Che cosa hanno scritto per te, Sabrina? Hanno scritto una canzone che parla d'amore, che parla proprio del primo approccio, dove ti sembra tutto fantastico, quasi come se fossi proprio 3 metri sopra il cielo. E mi hanno paragonato questo amore alla passione che mette una ballerina durante la sua danza, la sua, proprio perché questa è un'altra mia passione. Il titolo? A passi di danza. A passi di danza, Sabrina Zanti! Grazie. Soli in questa notte, dei grilli di parole complici, semplici, semplici. A parte questo, insomma, lui ha partecipato a tante trasmissioni, certo, nazionali, Rai e Mezzo, ovviamente conosciutissimo in Campania e Oltralpe, però questa sera, insomma, qui a Contursi veramente siamo felici lo di avere chi? Entrare. Enzo Guariglia! Buonasera! Grazie. Buonasera. Mille, grazie mille per essere... Allora, innanzitutto... Beh, allora, innanzitutto, ragazze, vi dico questo. Allora, sentire due donne così, che parlano così di te, cioè già ti fa sta buona. Non so voi, ma è una cosa, anche voglio dire, saluto gli eroi che sono rimasti fino a quest'ora. Sì, ovviamente. Veramente. Ecco. Anzi, grazie. Sai che ti dico, col vostro permesso, mentre voi dove continuate vai? A parlare, io faccio il giro, scendo giù, perché preferisco stare in mezzo a loro. Ah, in mezzo al pubblico, quindi ci lasci qui. No, no, allora. Voi state un attimo sopra, ecco, io sì. Scendo giù perché, ripeto, preferisco stare in mezzo a loro.
Che anche perché fare? A quest'ora c'è bisogno di più contatto, no? Se no, altrimenti, se già si addormono normalmente, poi se sto sul palco è la fine. Beh, eccoci qua. Allora, facciamo un applauso alle conduttrici che sono fantastiche innanzitutto. Grazie, ti lasciamo. Tutto bene? Sì, tutto bene. Oh yeah. Allora, vabbè, noi cominciamo anche con un pezzo, quello lì che abbiamo provato prima, CD1 numero 4, perché non potevamo non iniziare con il grande Adriano, purché tutti quanti voi battiate le mani a tempo di musica, ok? A signor Maro, nadavo già, facci più, piano piano non si preoccupi. Allora, ci siamo, vai, fai partire la base, andiamo con Adriano Cianetano, le mani vanno su. Tempo! Grazie, grazie tante a Enzo Guariglia. E noi abbiamo le buste, finalmente con i risultati. Presidente. Vincitori, prima, chiamiamo la giuria, chiamiamo Stefania Moralluzzo, la nostra regista, la vogliamo nostra Serena regista. Della Prologo, vogliamo tutti, non è che li premiamo da soli. Il nostro presidente, Mario Lussato Feces, li vogliamo Come tutti. Com'è andata, presidente, un po'? Bene, 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 abbiamo trovato un verdetto unanime, direi. Allora, io credo che devo annunciare il premio della critica, giusto? Allora, un attimo solo, volevo chiamare anche il sindaco di Contursi. Chiamiamo con un sindaco. Applauso, il dottor il Graziano sindaco Lardo, di Contursi sì. Terme. Vogliamo anche il sindaco e anche la sì, giuria. Sì, lo abbiamo invitato qui sul palco. Tutta la giuria, se ci viene qui a fare compagnia, perché adesso daremo i tre nomi più il premio della critica. Io volevo anche già subito anticipare che dei nostri artisti. Allora, Antonia, scusa, allora, mi dicono qui, perché qui c'è la regista e il presidente, che allora vogliamo anche già tutti i ragazzi, tutti altrimenti ragazzi. Non possiamo consegnare okay, i premi, così cioè non è che possiamo stare da soli. Festeggeremo insieme a loro. Allora, ragazzi, tutti qui sul palco, sono un po' dispersi nella piazza, però ci sono, bene, tutti sul palco, a voce, tutti li ho partecipanti. Chiamati a voce. E comunque un in bocca al lupo per tutti, insomma, anche per chi non verrà premiato questa sera, perché va sempre ricordato. Quando non sai cosa fare sul palco per intrattenere, sai cosa devi fare? Così, così. Io faccio una giravolta, faccio anche però un applauso, vorrei fare un applauso a tutti, perché anche chi non vince alla fine credo che ha avuto un'opportunità importante, e a volte molti non vincitori hanno raggiunto dei traguardi importantissimi e sono dei grandi della musica italiana. Bene, e ci siete tutti? Allora, volevo sottolineare gli ragazzi che Radio Base ha notato e che vorrà invitare nella trasmissione radiofonica, e sono Paola Rossato e la sua band, poi Luigi Iacuzio, tutti in radio, tutti a Radio Base, collegatevi su www.radiobase.fm e lì poi vi ascolteremo. E infine Peppe Columbro. Dov'è? Tanto che è arrivato anche il sindaco di Contursi. Facciamo... Sei tu, ok. Prima di passare, prima di passare alla premiazione vera e propria, vorrei cedere un attimo il microfono al sindaco. Sì, buonasera a tutti. Come sempre, anche quest'anno dobbiamo fare i complimenti più vivi e sinceri a questa manifestazione, peraltro quest'anno è arrivata alla sua 20ª edizione, quindi veramente un compleanno straordinario,
fatto in bella forma questa sera e siamo contenti perché dei tanti eventi e manifestazioni che pure si realizzano qui a Contursi Terme, questa sicuramente è una vera e propria gemma che ogni anno arricchisce questo cartellone in maniera assolutamente brillante. Per cui complimenti all'organizzazione, alla Prologo, al presidente Antonio Briscione e a questi giovani che veramente onorano questa città, questo territorio, perché sono bravissimi. Quindi complimenti e buona fortuna a tutti. Ovviamente io aggiungo, sindaco, non facciamo morire di asfissia questa manifestazione, perché è un termine che... Allora, ci siamo? Iniziamo con il premio della critica. Prego, presidente. Allora, il premio della critica per teatralità di esecuzione, originalità della scrittura, il premio della critica va a Luigi Iacuzio. Il nostro attore caratterista, un applauso! Consegna il premio il sottoscritto. Tenete il microfono. Fonico, un po' di musica per questo ragazzo, grazie. Grazie. Allora, a questo punto, terzo classificato, Contursi Festival, 20ª edizione. Consegna il premio Agnello Citro, componente del direttivo della Prologo di Contursi, quindi lo vogliamo sul palco perché prima di enunciare... Ah, buonasera, eccolo buonasera. Qui. E allora, terzo classificato o classificata della 20ª edizione del Contursi Festival va a Maria Rosaria Cenni! Maria Rosaria! Complimenti, foto di rito, non si emozioni Agnello, mi raccomando, grazie anche a lei perché c'è stato vicino qui, un applauso va a Maria Rosaria Cenni, terzo classificato, 20ª edizione Contursi Festival, grazie mille. E allora, qui c'è qualcuno che premia chi? Alla mia sinistra. A premiare il secondo classificato della 20ª edizione del Contursi Festival abbiamo il presidente della Prologo del Contursi Festival, nonché direttore artistico e organizzatore, il presidente Antonio Briscione. Premia chi? Secondo classificato, 20ª edizione Contursi Festival. Sono felice. Nadia Grace! Nadia Grace! Quanti premi questa ragazza! Presidente, consegna del premio, bacio di rito, complimenti Nadia! Antonia, vieni perché il primo lo urliamo insieme, no? Sì, sono proprio curiosa. Certo. Perché ti sei tenuta... Andiamo. E allora? Primo classificato. Ovviamente diciamo che il premio lo consegna il sindaco di Contursi, sindaco, che è già pronto qui. E allora, rullo di tamburi. Primo classificato alla 20ª edizione del Contursi Festival. Peppe Columbro! Peppe Columbro Peppe Columbro, il cucciolo della band. Complimenti, primo classificato, consegna il premio mastodontico il sindaco di Contursi, foto di rito, Peppe Columbro, la sua band, come Peter Pan, il suo lavoro, ultimo discografico, e viene premiato. Come così? Presidente, lo facciamo, no? Intanto foto di rito. Presidente, ora premiamo tutti, presidente, premiamo tutti. Una targa? Ovviamente questa è una serigrafia in ceramica di Cheramos Dischia. Ovviamente
Ragazzi, un'altra consegna per voi, una voce per Peter Kaus, anche questa è un'icona, insomma, in ceramica, che è, sono i nostri lavori. Il ricordo a Mia tipici. Martini, quindi in omaggio a Mia Martini anche una targa per i vincitori. E allora Antonio, noi abbiamo terminato, quindi dobbiamo ringraziare tutti, intanto che le foto vanno avanti, intanto che noi tutti voi. Non dobbiamo dimenticare nessuno, ovviamente ringraziamo la giuria con un applauso fortissimo, il presidente della giuria Mario Gustavo Fecez, un applauso a tutti i ragazzi, a bravissimi, tutti. E in bocca al lupo per tutto. Ovviamente alla regia Stefania Coralluzzo, grazie. Abbiamo avuto ovviamente un grande aiuto dietro le quinte da parte tua, ovviamente io voglio ringraziare il sindaco di Contursi che ci ospita ogni anno. Grazie a te. Vabbè, tanto continuiamo. Un'ottima compagna d'avventura, collega e una bravissima artista. E ovviamente... Grazie alle terme, dove domani. Quelle che si chiamano come la volpe. Cavassoro, Sapeve, Tufaro, insomma, le ringraziamo tutti. Fulpacchio. Poi ce ne sono tante altre che ci hanno ospitato negli alberghi. La Rosa Pepe, quelli vicino che si chiamano Capasso. Insomma, devo dire che sono rimasto molto ben impressionato. No, abbiamo saputo questa cosa, Luzzato. Ci è arrivata, insomma, la notizia che lei sono ha gradito. Sono arrivato un giorno prima e ho goduto molto di questo posto, che ha dei dintorni stupendi, dei cibi ottimi e un senso dell'ospitalità veramente importante. Grazie. Diciamo che noi ringraziamo veramente tutti. Antonio, allora noi ringraziamo ovviamente il presidente, saluto. Antonio Briscione, grazie mille, lei ci ha voluti qui quest'anno, questa era la 20ª edizione, ci ritroveremo sicuramente. Ringraziamo anche il pubblico per averci fatto compagnia. Ed il pubblico stato che è rimasto fino alla fine. Paziente, comunque, vi salutiamo come al solito con un omaggio e un ricordo ad un altro maestro della musica italiana ma internazionale, che è Nino Rota, quindi vi lasciamo, vi diamo una buonanotte con gli Avion Travel che lo ricordano con l'amico magico. All'anno prossimo. Buonanotte, prossimo. Grazie. Buonanotte. Maria Rosaria Cenni, terza classificata qui al Contursi Festival, che bello. E allora? Sono veramente felice, molto emozionata, a dire il vero non me l'aspettavo per niente, insomma dopo una bella caduta che ho preso. Ma non lo dovevamo dire. Lo devo dire. Fai vedere il trofeo innanzitutto. Eccolo qua. Lo dico perché in effetti mi ha portato fortuna, prima di salire sul palco ho preso una... Quindi porta bene questa cosa, ok, sì. Allora ti auguro tante cadute nella vita e tante vittorie come questa stasera al Contursi Festival, grazie. Prego, ciao. Nadia Grace, secondo classificato qui al Contursi Festival, che dire, insomma, sono felice perché ti conosco da tempo, insomma un bel premio, però diciamo che tu ne collezioni tanti. Abbastanza, mi metto sempre in gioco. Ti metti in gioco, però sei bella, sei brava, insomma, e poi che dire, insomma, grazie. Io veramente ti auguro il meglio del panorama musicale italiano e non. Perché no? Speriamo. Ovviamente di qualcosa, insomma, le tue impressioni, le tue emozioni questa sera, te l'aspettavi innanzitutto? Quando uno si impegna. Sì, non è che non me lo aspettavo entrambe le cose. Sei emozionata. Non ero sicura di poter classificare, però sono contenta, vuol dire che ho trasmesso qualcosa, per essere arrivata seconda vuol dire, eravamo tutti bravi, però vuol dire che ho trasmesso qualcosa e quindi questo penso sia la cosa principale. Noi ovviamente di te le rivedremo in TV, tua esibizione, quindi veramente complimenti. Grazie. E porta a casa il trofeo, uno dei tanti, però questo del Contursi Festival, lasciamelo dire, insomma è un trofeo storico, per la 20ª edizione. Sono onorata e lusingata di essermi classificata seconda. Nadia Grace. Ciao. Luigi Acuzio, primo classificato al Contursi Festival, che dire, insomma, davvero senza parole, sei bravissimo, sei straordinario, ce l'aspettavamo un po' tutti, ma tu te lo aspettavi? No, innanzitutto perché questo è il premio della critica, è un premio molto importante per me. Non rifacciamolo, è il premio della critica, sì, perché non è il primo classificato. Sei stato premiato questa sera da Mario Luzzato Fecez, storico critico musicale sanremese, premio della critica va a Giuseppe Iacuzio. Qui al...
questa sera sei stato premiato da Mario Luzzato Fegez. Incredibile, premio della critica, straordinario. Guarda, io quando mi hanno chiamato il mio nome sono rimasto un attimo così, non me l'aspettavo di vincere il premio della critica, soprattutto essere premiato da Mario Luzzato Fegez, che è un critico che calca i palcoscenici più importanti. Io sono... Ti dico musicale storico, sanremese. Io sono contentissimo, è una cosa che non mi aspettavo, ma mi dà grande forza questo. Luigi Iacuzio, che poi inoltre, insomma, attore, caratterista, sì. Insomma... Sì, io sono un attore, il mio lavoro lo faccio da 20 anni e da un paio d'anni soltanto che sto partecipando a dei concorsi con i pezzi che ho sempre scritto. E questo è un grande incoraggiamento per questa cosa, sono veramente felice. Noi siamo felici, ovviamente di te le rivedremo, rivedremo la tua esibizione e che so, ci rivediamo l'anno prossimo, forse, al Contursi, in bocca al lupo. Ciao, grazie a tutti, arrivederci. Allora, Simona De Ida, noi ci ritroviamo qui al Contursi Festival, oramai come ospite, insomma, veramente, cioè straordinaria. Questo festival, come dici tu, ti ha portato tanta fortuna. È stata la prima volta che qualcuno si è accorto di me. Ma dai, non diciamo, veramente tu sei, insomma, un'autrice bravissima, cantautrice, insomma, veramente. Lo sai, però quando fai canzoni un po' con tematiche particolari non sempre le porte sono aperte, quindi Contursi è stato praticamente il primo festival dove ho trovato un ascolto pulito, sincero. Allora c'era il presidente di giuria Luca Piteri, se non ricordo male, fu lui che mi premiò. Per me è stato un passaggio molto importante, grazie Antonio, infatti anche quest'anno di avermi portato qui, per me, vabbè, l'hai visto sul palco. L'ho vista. Io spero di rivederti anche il prossimo anno, insomma, qui come ospite sempre, perché è veramente il tuo momento, è il momento che amo tanto, perché forse ti ho vista nascere qui al Contursi e quindi è questa, insomma, stata la strada in salita. E allora ovviamente noi ringraziamo Simona De Ida qui al Contursi Festival, 20ª edizione. Grazie a voi e volevo salutare tutti gli amici che mi hanno guardato in streaming e mi stanno riempendo di messaggi su Facebook. Vi rispondo domani, un bacione, ciao, grazie Anna. Grazie a te. Allora. Peppe Columbro, noi ci ritroviamo qui dopo le premiazioni. Infatti. Perché dopo le premiazioni che cosa è avvenuto? Primo classificato, 20ª edizione Contursi Festival. Peppe Columbro, quindi, che dopo dire? Dopo le premiazioni è venuto che sono più contento. Ero contento anche prima, dire il vero, ma ora molto di più. È stata una cosa fantastica, è stato, come dire, un rischio presentarsi qua e suonare dal vivo, perché comunque la base ha un certo tipo di impatto. Però per una mia concezione di musica, per quello che voglio io dalla musica, per me è come un gioco. E quando si gioca non si può giocare da soli, bisogna giocare in tanti. Motivo per cui vi voglio presentare i miei comparozzi qua dietro. Allora, i comparozzi noi li vogliamo qui in video, eccoli. Tutti, eccoli qui. Ragazzi, complimenti. Alle percussioni. Piero Giordano al basso e Peppe Russo alla fisarmonica. Sì, ragazzi, il cucciolo. Ha fatto segno stasera. Sì, noi ci chiamiamo affettuosamente cuccioli perché ci vogliamo bene. Poi loro mi hanno accolto nella loro terra. Facciamo vedere questo popò di premio, che è una cosa strasso, di tutto, primo classificato, 20ª edizione, è un'edizione importantissima, storica. Cioè tu pensa che sarà ricordato per sempre. Sarà ricordato per sempre. Sarà ricordato per sempre. Che bella cosa. Anzi, questa. Vogliamo anche il presidente Briscione, certo, perché... Certo. Eh no, niente, nel senso che il presidente è primo classificato, noi abbiamo consegnato il premio a questi ragazzi, ho detto loro resteranno nella storia per sempre, perché questa era la 20ª edizione del Contursi Festival ed è un'edizione storica. Ha avuto una bellissima conclusione, un bellissimo primo posto. No, è la verità, io le ho ascoltate tutte le canzoni, c'erano alcune che mi piacevano uguale. Però credo di averglielo detto immediatamente a lui, che era una canzone... Ovviamente dopo la canzone, ok, insieme ai primi classificati, insieme a me, noi salutiamo finalmente tutti i telespettatori che ci seguono da casa e ritroveremo ovviamente i ragazzi, perché vi telerivedremo in video, certo. E noi ci rivediamo l'anno prossimo qui al Contursi Festival con il presidente Antonio Briscione e i primi classificati. Ciao, grazie anche a voi.